Fino al 28 agosto nella sala incontri dell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale 14G a Torino la mostra Le Iris tra botanica e storia, realizzata dal Museo regionale di Scienze Naturali. La rassegna fotografica, dedicata alla collezione di iris del Giardino Botanico Rea, analizza le caratteristiche di questo straordinario fiore dell'arcobaleno, racconta la storia delle più famose ibridatrici italiane e propone illustrazioni ad acquerello di alcune iris spontanee del Piemonte. Orario lunedì-venerdì, ore 9.13 e 14.16. Ci siamo ritrovati come Museo di Scienze a studiare un pochino di più le iris e abbiamo scoperto che sono dei fiori all'apparenza viola ma in realtà pieni di un intero arcobaleno di colori, infatti iris è il nome dell'arcobaleno, e poi abbiamo scoperto che ci sono state delle ibridatrici italiane molto famose, tra cui la mamma di Italo Calvino, che hanno raccontato un pezzetto di storia dell'ibridazione di questo fiore. Inoltre abbiamo la possibilità di scoprire anche come fatto questo fiore, che è molto curioso, molto complesso, quasi o forse altrettanto affascinante come quello delle orchidee.